lo tagliavano e da non si dice, poi se la vuoi dire tu, no, non lo vuoi dire, non me lo voglio dire, da allora, attiva, presente e combattiva, non perde mai il suo smalto di mamma coraggio e rappresenta un presidio di orgoglio, una voce che non riesce a tacere davanti a tutti e sorride. La sua battaglia per i disabili continua anche attraverso il nostro giornale, da sempre. Grazie. Rosa Iacono è l'altra parte del giornalismo. Se non c'è Rosa Iacono e non c'è chi combatte, chi rivendica, la nostra resta una voce sola,